Ciao amici, oggi prepariamo i tacos con polipo. Per salsa ci servono i gamberi freschi, li tagliamo. Aggiungiamo aglio, olio d'oliva e acqua minerale. Frulliamo tutto per bene. Frulliamo finché non otteniamo questa consistenza. Ora filtriamo la nostra salsa finché non rimane la parte liquida. Aggiungiamo il sale, pepe e mescoliamo tutto. Ora prepariamo la salsa numero 2, ci serve olio d'oliva, prezzemolo, aglio, cipolla e succo di limone. Non dimentichiamo del sale e mescoliamo tutto. Giù in padella cominciamo a friggere il nostro polpo. Mentre si sta friggendo spalmiamo la salsa numero 2. Intanto tagliamo avocado. Avocado deve essere abbastanza maturo per schiacciarlo bene. Aggiungiamo cipolla, pomodoro, prezzemolo fresco e succo di limone. Togliamo i semi di limone, mescoliamo tutto per bene. Alla fine aggiungiamo anche un po' di sale e olio d'oliva. Dopo di nuovo mescoliamo tutto. In un'altra padella scaldiamo i tacos. Appena i tacos sono caldi cominciamo a farcirli con avocado, lattuga tagliata, il nostro polpo e sopra mettiamo la salsa di gamberi. Il piatto ci è venuto ancora più buono di quello che abbiamo mangiato per la prima volta in ristorante, dovete assaggiarlo assolutamente.